Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca? E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serapide. Serapide? Il dio condiviso da greci ed egiziani. Ma certo, capisco. Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto, allora. Oh, merda. Leila, ti serve della ciclosporina. Subito. Leila, svegliati, svegliati. Non obbligarmi a venire là. Leila. Leila. Riprenditi. Leila, sei sveglia. Abibti. Ti ho detto di non chiamarmi così. L'unico modo per avere la tua attenzione è farti incazzare. Hai la mia attenzione. Ok, ora fa una pausa. L'animus ti sta espellendo. Sto bene. Già, ma i tuoi reni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh, com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'Abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato. Credi interesserà l'Abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico. Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Stai cercando la ciclosporina? Ne ho messo... La ciclosporina? 2 cc basteranno. Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me. Anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Torno dentro. È davvero grandioso. Stai attenta. Devo proteggere questo grande paese. Alessandria è dove opera il serpente e vive Aya. Devo trovarli. Yam, la città del mio vecchio amico Menehet. Sarà sicuramente al tempio, come sempre.
Wow! Bayek, sia lode agli dèi. Pensavo di dover attendere anni prima di rivederti. Pace a te, Menehet. Come sta la tua famiglia? I miei bambini sembrano crescere a vista d'occhio. Mia moglie e io non abbiamo mai una pausa. E tu? Ci sono notizie di... Nessuna. Dimenticavo. Ci sono molte cose nella tua vita di cui è meglio non parlare. Perdonami. Vedo dalle tue vesti che sei stato promosso. Ah, è vero. Il gran sacerdote, per sua grazia, mi ha nominato suo secondo. E il mio rango non è la sola cosa ad essere cambiata. Dovresti vedere com'è il tempio. Mi porterai a fare un giro? Ma certo, ti ci porto quando vuoi. Pronto a vedere il nostro bellissimo tempio? Dopo di te, Menehet. O meglio, servo della dea. Menehet è sufficiente, tu sei uno di famiglia. È migliorato dalle rovine che ho visto l'ultima volta. Yamu ora ospita spesso cerimonie che mostrano il nostro stile di vita rustico e che attirano visitatori con più oro che buon senso. Una descrizione perfetta degli Alessandrini. Come la mettiamo con la tua fede? Ti confesso che a volte mi sento un po' a disagio. Sconfitto da una banda di furfanti, silenziosi come spettri. Zio Bayek! Zio Bayek! Ciao, zio. Tesori miei, perché vi siete allontanati da vostra madre? In braccio, zio Bayek! Avanti, non c'è bisogno di attaccare un uomo alle spalle quando si è in 4 contro 1. Tu ci hai detto di sfruttare ogni vantaggio possibile contro i nemici pericolosi. Già. E io sono molto pericoloso! Nascondetevi! Il viandante è sulle vostre tracce! Oh.
Non so quante volte ho detto ai bambini che non possono andare a giocare nel tempio. Mi hai trovata! Ora nasconditi tu! Non andare di là, Naila! Dai fastidio ai sacerdoti! Non so quante volte ho detto ai bambini che non possono andare a giocare nel tempio, ma loro... Naila, mi stai seguendo? Senza di me rischi di perderti. Il tempio è grande. Padre vuole che tu vada a casa. Ma io voglio rimanere con te. Dormirai. Asina, vieni subito giù da lì. Ma è un posto perfetto per guardare le stelle. Solo i sacerdoti possono entrare qui. Lo sai? Sì, ma io volevo vedere... Oh. Keba, in nome degli dèi, che stai facendo laggiù? Volevo nascondermi, ma ora non riesco a uscire. Ho paura. Sta calmo. Ti tiro fuori di lì. Bestia, preparati a morire. Soris, stai indietro! Aiuto! Di qua, nella galleria. Grazie, zio Bayek! Questo è l'ultimo bambino. Meglio dire a Menehet che i bambini stanno bene. Guarda qua. Il mercato è pieno di truffatori e tu mi dici che non puoi farci niente. Gli affari del mercato non mi riguardano. Dovresti parlare al mercante responsabile. Sacerdote, sei più falso delle tue mummie. Menehet, i tuoi figli sono al sicuro a casa. Ti ringrazio. Cosa voleva da te quello? Dei visitatori che hanno comprato oggetti sacri si lamentano quando il villaggio non ha più gatti morti da vendere. Non sono un mercante, ma spesso finisco per essere il bersaglio della loro rabbia. Bisogna mettere fine a questa storia. Spero che troverai delle risposte al mercato. I mercanti sono irascibili e potrebbero rifiutarsi di parlare.